Bene, buonasera a tutte e tutti, benvenuti, grazie per essere qui. Riprendiamo il nostro ciclo col terzo incontro e proseguiamo il nostro cammino in cui abbiamo provato, stiamo provando, a sondare diversi aspetti del tema diritto alla libertà. Dico diversi aspetti, lo ripeterò anche per le persone che non erano presenti all'apertura o agli altri incontri, perché il modo in cui abbiamo pensato di declinare questo ciclo non è semplicemente eh, un modo per ripercorrere la storia del Novecento, soprattutto in cui diritti e libertà si sono legati, perché si sono incarnati, incorporati in battaglie storiche fondamentali, le battaglie del femminismo, ma anche le battaglie dei diritti politici, le battaglie per l'uguaglianza. Il nostro è un ciclo filosofico, quindi abbiamo tentato anche di indagare il diritto alla libertà laddove sembra in apparenza scollegato a questi temi, in realtà nel sostrato costitutivo. Con Maura Gancitano, la scorsa volta abbiamo indagato la libertà come potenza creatrice, cioè come una potenza che produce qualche cosa, produce una modalità di pensiero, produce una potenza vitale perché tutte le volte che parliamo di diritti, libertà, pensiero, non parliamo mai di astrazioni, parliamo, ed è il modo in cui lo abbiamo concepito, di qualcosa che poi prende corpo in processi di soggettivazione. E l'auspicio è anche appunto che si esca da questo ciclo riflettendo su questi processi che ci riguardano intimamente e quotidianamente. Questo è il modo in cui concepiamo con chi è qui eh, ospite in questo ciclo la filosofia. Oggi proveremo a indagare un altro aspetto uh, della libertà, non prenderemo le distanze dal tema della potenza della libertà, però proveremo ad indagarne l'ambivalenza, perché fino ad oggi ne abbiamo parlato in termini positivi, cioè come qualcosa che arricchisce, come qualcosa che innesca dei processi che storicamente hanno portato a un qualche tipo di progresso. E tuttavia la libertà non è solo questo non perché sia in sé negativa, ma perché nel rapporto tra il soggetto e la libertà le dinamiche non sono mai semplicemente di assenso. È venuto fuori e calzava a pennello in una domanda la scorsa volta proprio a Maura Gancitano sul tema del ma non abbiamo in fondo a volte anche paura di questa libertà che proclamiamo così importante, così fondamentale. Ed è vero, la libertà non è solo qualcosa che attrae. È quando nel corso proprio del Novecento ci siamo ritrovati a fare le esperienze più radicali, dal punto di vista storico, di libertà, sono stati anche i momenti storici in cui si sono innescati delle dinamiche storico-politiche come i totalitarismi e il fascismo e il nazismo, nelle differenze eh, tra questi fenomeni, che sono state delle vere e proprie fughe dalla libertà. La libertà è una potenza che fa paura non sempre innesca dei processi di soggettivazione che la mettono in atto. La libertà può produrre per reazione processi di soggettivazione che sono una vera e propria fuga dalla libertà. Quindi diventa una potenza che fa paura e da cui il soggetto vuole proteggersi, costruire un rifugio. E questo in realtà capita molto più spesso di quello che possiamo pensare. Può capitare anche nelle esperienze quotidiane. In fondo il conformismo... Uh, non un conformismo che può essere a dei livelli politici in stati totalitari, ma il conformismo quotidiano delle democrazie, il conformismo anche degli intellettuali, è un modo per adeguarsi a qualcosa ed evitare quelle difficoltà e quel rischio che la libertà incarna. La libertà è un rischio per chi se la prende tutta, per chi si prende tutta la libertà. Il rischio è di venire emarginato, non essere compreso, rappresentare un pericolo, un qualche elemento dissidente rispetto a un'uniformità che non è solo quella dei totalitarismi, nella democrazia è ben presente spesso nello spazio pubblico. E oggi parleremo proprio di questo con Lucrezia Ercoli che riprendendo una formula che è il titolo di un famoso libro di Eric Fromm, Fuga dalla libertà, ci parlerà proprio, chiamiamolo così, del lato oscuro della libertà, che in realtà è più un lato oscuro nostro in rapporto alla potenza della libertà. Io sono davvero felice di che Lucrezia sia qui perché è una delle giovani filosofe più brillanti e importanti in Italia, ma anche perché è una carissima amica con cui condividiamo da molti anni un percorso filosofico comune. Lucrezia insegna storia dello spettacolo presso l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, eh, scrive mh, con, e collabora con il, il riformista, collabora anche eh, con Terza Pagina eh, di Rai 5 e dal 2011 è la direttrice di uno dei più importanti festival di filosofia italiana, cioè il Festival di Pop Sofia. È autrice di diversi volumi, ricordo solo gli ultimi pubblicati: Yesterday, Filosofia della Nostalgia, del 2022 per Ponte alle Grazie, Dieci Passi all'Inferno, del 2021, e poi un libro che ha avuto una grossa eco: Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer, un'analisi culturale e filosofica di un fenomeno della cultura di massa come Chiara Ferragni, pubblicato dal Melangolo nel 2020. Lascio a Lucrezia la parola e grazie. è un problema? no, lo lasciamolo. Qua. No, puoi toglierlo, puoi toglierlo. Posso toglierlo? Buonasera, grazie, grazie a Simone per la presentazione, per l'invito, uh, io sono sempre onorata e felice di tornare qui in questa splendida cornice di palazzo ducale anche per accettare le sfide e le provocazioni di questo ciclo di incontri che poi eh, a posteriori creano una sorta di dialogo a distanza tra eh, le varie conferenze, i vari relatori che devono illuminare un lato diverso del, del tema scelto. Ecco, per illuminare la mia parte eh, inizierei da un racconto, un racconto di Kafka che Kafka scrive sei mesi prima di morire, una delle ultime cose che scrive. Questo racconto è pubblicato postumo, come sapete lui nel testamento ha chiesto di bruciare eh, i manoscritti non pubblicati, ma eh, il suo curatore testamentario non segue eh, la sua decisione e pubblica questo racconto scegliendo lui il titolo. E quindi lo conosciamo con il titolo La Tana 1924. Essendo l'ultimo racconto, diventa anche una sorta di testamento. No? Forse dentro queste pagine c'è anche la poetica di Kafka che passa gli ultimi anni a riflettere tra sé e sé, a combattere con i suoi fantasmi in una sorta di dialogo chiuso, senza fine, alla ricerca dell'opera. Perfetta. Chi è il protagonista della tana? Il protagonista della tana che parla fin dall'inizio in prima persona è una sorta di incrocio tra un animale e un uomo, un roditore, una talpa, un architetto, un ingegnere. Noi assistiamo nelle prime pagine alla sua costruzione di un'incredibile dimora sotterranea. Fatta di cunicoli, di piazze, di grandi stanze in cui raccogliere le provviste, di finte entrate, di vie di fuga, questa tal parchitetto continua ad assestare la sua tana, il suo rifugio, per vivere, dice, in totale e perfetta sicurezza, lontano dai nemici, lontano dal mondo. Ecco, il racconto inizia proprio così, ho assestato la tana e pare uscita bene. In questo modo, dice il nostro protagonista, sono riuscito a fuggire da quella che definisce assurda libertà. Solo che pian piano in questa frenesia di costruzione di gallerie sempre più labirintiche, in queste pagine la parola che ricorre più spesso è proprio la parola labirinto. La nostra talpa si sente sempre più insicura, sempre più, in, diciamo, assediata da ombre, da fantasmi. Che potrebbero da un momento all'altro scoprire la sua entrata segreta, entrare, rubare le sue provviste e quindi rompere il suo spazio. Segreto, perfetto, chiuso. Ecco allora il paradosso di una strategia di sicurezza che genera insicurezza. Se nella prima parte noi abbiamo una descrizione meticolosa di questa grande architettura sotterranea, tanto che qualcuno ha evocato la guerra in trincea per parlare. Di un uomo atterrito, sempre più animale, che ha paura di un nemico che non vede. Nella seconda parte del racconto, il nostro architetto roditore ha paura perché sente un rumore, un sibilo costante che proviene da non so dove. E quindi il panico si fa sempre più angosciante, sempre più paranoico. L'incontro con un possibile altro avviene sotto il segno della totale inimicizia. L'altro è un animale feroce che vuole uccidermi, che vuole aggredirmi appena sono distratto. Come si tranquillizza il nostro uomo talpa? Dice così, scelgo un buon nascondiglio e tengo d'occhio l'ingresso della mia casa dal di fuori questa volta, per giorni e per notti. Sarà una sciocchezza, ma mi procura una gioia ineffabile e mi fa stare tranquillo. Come vive il nostro architetto Talpa? Vive addirittura per giorni fuori, all'entrata della casa, quindi non è sicuro né dentro dove sente continui rumori, né fuori dove ci sono i nemici, ma si nasconde e guarda l'ingresso nel terrore che qualcuno da un momento all'altro stia per arrivare. Dice vivo nel più profondo della mia tana e intanto da qualche parte... Mi si imbuca addosso lentamente e silenziosamente il nemico. Mi è capitato di rileggere questo racconto proprio durante i primi mesi della pandemia, durante i primi mesi del lockdown. E per cercare di dare un senso a quelle settimane tenevo una rubrica dal titolo Appunti dalla catastrofe e ho rievocato quel racconto cercando di descrivere anche la nostra sensazione. In quelle settimane abbiamo anche noi assestato la nostra tana, costruito le nostre case come fortini, come rifugi che ci proteggevano dal pericolo esterno e poi ad un certo punto ci siamo rintanati. Cioè il nostro rifugio è diventato la nostra prigione. Come se ad un certo Punto ci fossimo ammalati di una sorta di sindrome della tana in cui la tana diventava la nostra condizione permanente del presente in cui quella libertà che non era assurda ma era cercata era il nostro obiettivo sarebbe arrivata di lì a poco non era più così tanto desiderabile non era più la nostra meta ma forse assestare quel nido ci consentiva di rimanere in casa protetti, sicuri da un nemico che prima o poi ci avrebbe aggredito. Allora lì sta in questo legame con l'architetto roditore e noi il tentativo di illuminare il lato oscuro oggi della libertà. Eh, ci sono tornata e ci sono voluta tornare a rileggerlo anche in questi giorni perché ogni volta quel racconto illumina un aspetto che non vogliamo vedere della nostra vita, rincorrendo i movimenti frenetici di quella talpa che costruisce i suoi cunicoli. Ecco allora arrivati a questo paradosso, all'ossimoro da cui partiamo, fuga dalla libertà non un viaggio verso la libertà, non una lotta per il diritto alla libertà come abbiamo discusso in questi incontri precedenti, ma un'esperienza della libertà come paura che arriva a noi come vertigine, dove allora la domanda si fa più inquietante, più incalzante e se non ci fosse solo un desiderio innato di libertà, ma anche un desiderio innato di sottomissione. Se la libertà cioè non fosse solo il nostro scopo, ma anche la nostra minaccia, la nostra più terribile paura e preoccupazione, e se i nemici della libertà ancora non stessero solo all'esterno? Fuori di noi, fuori dall'Europa, fuori dai nostri stati, ma molto più vicino, non solo tra noi, ma in noi. Se fosse così vicino da essere aderente al nostro soggetto, il vero nemico da cui dobbiamo stare in guardia, da cui dobbiamo guardarci, siamo cioè davvero in grado di esercitare il diritto alla libertà di cui tanto parliamo. E io a proposito di Pop Sofia ho voluto dedicare qualche anno fa, nel 2017, un intero festival alla riflessione che mi sembrava veramente dilagante anche nell'immaginario pop, nel cinema, nella letteratura, eh, nei videogiochi, alla fuga dalla libertà. Tornando a leggere, l'ho fatto in questi, in questi giorni di nuovo, questo saggio straordinario, di From, datato 1941, 1941, quindi dentro il dramma del Novecento, che appunto sceglie di arrovellarsi pagina dopo pagina in una diagnosi, dice lui, non in una ricetta, in una soluzione, ma nel tentativo di farci vedere una malattia che ci ha colpito utilizzando appunto la formula della fuga dalla libertà. Come apre Fromm questo bellissimo saggio? E dice, ebbene, il Novecento ci consegna un uomo che ha raggiunto la libertà assoluta, cioè assoluta nel senso letterale del termine, cioè sciolta dai vincoli formali, dai vincoli ideologici. L'uomo del Novecento si è liberato, chiaramente in una prospettiva eurocentrica, che è quella da cui Fromm parte, l'uomo si è liberato dalle costrizioni della società precedente, però questa società al tempo stesso gli dava sicurezza e lo limitava. Adesso la libertà lo ha reso isolato, ansioso ed impotente. Questa è la tesi da cui parte la riflessione di Fromm. Abbiamo un uomo moderno libero da, una libertà da, dai vincoli della tradizione, dai vincoli della famiglia, dai vincoli dell'ideologia, una libertà economica, una libertà politica, una libertà religiosa, ma quest'uomo che il Novecento ci consegna è spaventato, isolato, ansioso. E, ed è molto interessante seguire Fromm in questa riflessione, perché il tentativo è proprio quello di ricostruire una storia della libertà, del singolo e del collettivo. E allora la vita individuale non è altro che un percorso verso la libertà. Dice Fromm che cos'è il taglio del cordone ombelicale se non il primo passo verso una liberazione dal corpo della madre e poi dalla dipendenza dai genitori. Che cos'è Adamo ed Eva che colgono il frutto proibito se non il primo passo di una ribellione, di una disobbedienza che è il primo passo verso la libertà. Che cos'è la riforma protestante, il capitalismo nel Novecento se non di nuovo una strada verso la liberazione da tutti i vincoli che prima tenevano l'uomo in una prigione? Però, attenzione dice Fromm, in ognuno di questi stadi, dal singolo al collettivo, appena conquistata, quella libertà diventa una maledizione. Si innesta cioè da subito un processo dialettico. Mi libero da qualcosa, ma quella liberazione torna a me, dice Fromm, come ansia, come insicurezza, come impotenza. E non a caso in quelle pagine Fromm cita come massimo esempio di questo ingranaggio di un mondo che doveva renderlo padrone e in realtà l'ha reso assoggettato il protagonista del castello di Kafka. Di nuovo Kafka che riesce a descrivere questa impotenza del sassolino di fronte ad un mondo che non risponde più a nessun comando. Il soggetto diventa di nuovo assoggettato. Quest'uomo moderno che sente il peso della libertà. Cosa farcene di questo peso, di questa sensazione di ansia, di solitudine? Sentite cosa, cosa scrive Fromm. Dice: Tuttavia, tale sentimento di isolamento e di impotenza. Non è qualcosa di cui la persona media è consapevole. È troppo spaventoso. Questo sentimento di impotenza e di solitudine dice viene coperto. Costantemente ci impegniamo a coprire questa consapevolezza, come con la routine quotidiana delle sue attività, dall'incoraggiamento, dall'approvazione che trova nei rapporti personali, dal successo economico, da innumerevoli distrazioni, dal divertirsi, dal fare conoscenze, ma dice, il fischiare nel buio non porta la luce. Il fischiare nel buio non porta la luce. E allora torna a farsi sentire la solitudine, la paura, lo sgomento. Le persone non possono sopportare questo peso, di nuovo il peso della libertà di cui poi parlerà Sartre nell'essere il nulla, ancora più ampiamente. Questo peso non è sopportabile e allora dobbiamo con tutte le nostre forze cercare di sfuggirlo tentare la fuga. Ogni passo verso la libertà aggiunge un passo verso la sua distruzione. Ecco il paradosso. Raggiungo una libertà e poi distruggo quel passo in avanti tornando indietro. L'uomo si rende indipendente eppure ci sembra, se cerchiamo di essere degli acuti analisti, tornare a nuove dipendenze. Quali sono questi meccanismi di fuga? Fromm li descrive con, con attenzione, dice ma se dovessimo riassumere ne troveremmo due principali, due meccanismi di fuga che costantemente ritornano. E il primo ovviamente è l'autoritarismo, le tendenze masochiste sadiche, dice Fromm. Dice sia gli impulsi masochistici che quelli sadici tendono ad aiutare l'individuo a sfuggire l'intollerabile sentimento di solitudine e di impotenza di fronte ad un mondo ostile. L'individuo solo cerca, dice Fromo con un'espressione bellissima, un protettore magico. Cerchiamo un protettore magico in una persona, in un Dio, in un padre, in un'idea, qualcosa che possa sostenere per noi un peso insostenibile. Ci appoggiamo all'altro. O al contrario, anche il sadico, secondo Fromm, si appoggia all'altro, è sempre dipendente dalla sua vittima, anche il signore è dipendente dal suo servo. In realtà, il tentativo di fuggire dalla libertà, però, diventa il rischio di perdere noi stessi. Questa fuga che si appoggia ad altro ci fa dissolvere, ci fa perdere, disfacendoci del peso della libertà diventiamo di nuovo dipendenti da qualcosa. Ed è interessantissimo rileggere a così tanti decenni di distanza la descrizione che fa Fromm del carattere autoritario, la descrizione che fa di Hitler in quegli anni, la psicologia del nazismo come lui chiama in un capitolo l'analisi che fa di cosa è successo in quegli anni in Germania. L'inquietante scoperta che le dittature non governano soltanto grazie alla forza, grazie alla violenza. La domanda che ci consegna il Novecento è perché la massa ha voluto fuggire dalla libertà, perché la massa ha desiderato L'autorità. In queste pagine, davvero, lui riesce a sfatare no, l'errata convinzione che il dittatore governa solo tramite la coercizione. Qual è la base psicologica del nazismo? Di nuovo, torna l'inquietante interrogativo da cui siamo partiti. Allora il nemico che dobbiamo conoscere fino in fondo per poterlo sconfiggere non è soltanto il dittatore fuori di noi, ma è ciò che in noi ci fa desiderare un'autorità a cui appoggiarci. E chiaramente dentro queste pagine tornano le riflessioni freudiane, eh? torna il Freud di di psicologia delle masse eh, che già nel 21, 20 anni prima parlava di questa pulsione gregaria eh, ineliminabile e sarebbe interessante seguire questo filone andando ancora molto più indietro sono tornata a rileggere uno straordinario saggio della metà del Cinquecento che forse ricorderete che si intitolava Discorso sulla servitù volontaria Etienne Laboiti, questo giovane amico di Montaigne, che muore giovanissimo, a 33 anni, Montaigne vuole e fa pubblicare questo piccolo saggio. In cui la parte dalla stessa domanda: come è stato possibile che non uno, ma tanti, siano fuggiti dal peso della libertà? Dice, vi è. Una sola cosa che non so perché gli uomini non hanno la forza di desiderare, la libertà, un bene tanto grande e tanto dolce. Alla metà del Cinquecento la Boetì ci pone lo stesso problema, dicendo: attenzione, i dittatori, eh, naturalmente i tiranni, dice la Boetì, non hanno governato solo grazie alla forza, c'è qualcosa di più. Dobbiamo indagare lì, capire perché, come è possibile. Una delle spiegazioni che dà la GIT, per esempio, è l'abitudine. L'abitudine è la prima nemica della libertà. Ci abituiamo facilmente a situazioni in cui qualcuno decide per noi, in cui siamo scaricati dal peso della decisione. Ci affidiamo a qualcun altro e dimentichiamo la nostra natura, dice la Boitì, perché parla in queste pagine di una libertà come qualcosa che aderisce alla natura umana, una libertà che è innata in noi, eppure facilmente ce ne dimentichiamo. Una chiave su cui la Boitì in questo breve saggio si concentra molto è l'educazione. È l'educazione una chiave per aggirare questa facile abitudine a dimenticarci della libertà. Ecco, è chiaro che questo filone no, di un uomo che fugge dalla libertà e si getta nelle braccia di un padre, di un'autorità più grande di lui, potrebbe portarci lontano e sarebbe interessante seguire. Questo, questo percorso. Pensate a quelle pagine straordinarie che, che ha scritto Dostoevsky pensate al Grande Inquisitore, pensate a quel dialogo tra l'Inquisitore e Gesù, in cui di nuovo viene fuori la stessa grande domanda. Gli uomini non vogliono essere liberi. Perché dice il Grande Inquisitore ad un Gesù che rimane. Muto e senza parole, perché non c'è nessuna adesione tra libertà e felicità. L'uomo libero non è felice. E così vi ricordo no? le, le pagine dell'Inquisitore: dice, nulla mai è stato per l'uomo e per la società umana più intollerabile della libertà. la libertà li aveva sbigottiti, tanta paura avranno infine di essere liberi. Allora la via dell'autoritarismo, la prima via su cui riflettere, le nostre tendenze masochiste e sadiche che ci fanno perdere noi stessi e dissolverci nell'altro, ma Fromm individua un'altra fuga, un'altra via che l'uomo può seguire per scaricarsi dal peso mm. e dalla solitudine. E Fromm la riassume in un'unica parola che già è stata già evocata da Simone nell'introduzione. Questa parola è conformismo. È il conformismo ossessivo della democrazia, dice Fromm, l'altra via, l'altra fuga da noi stessi e dal peso della nostra libertà. Allora non dobbiamo guardare soltanto alle dittature, non dobbiamo guardare soltanto laddove c'è un'autorità tirannica, ma anche dentro la democrazia c'è questa fuga. Anche nel cittadino libero c'è questo tentativo di perdere se stesso e quindi di liberarsi dalla libertà. Sentite come lo dice Fromm, l'individuo cessa di essere se stesso, adotta in tutto e per tutto il tipo di personalità che gli viene offerto dai modelli culturali. E perciò diventa esattamente come tutti gli altri, come questi pretendono che egli sia. Il divario tra me e il mondo in questo modo, dice Fromm, scompare e con esso scompare la paura della nostra solitudine, della nostra impotenza. Sono come tu mi vuoi, mi dissolvo in questi modelli che gli altri mi consegnano. Sono schiavo, potremmo dire, della percezione degli altri. E ecco allora che quell'uomo libero, quell'uomo della libertà assoluta dell'inizio diventa, dice From, l'automa. I desideri che doveva realizzare nel momento in cui si era liberato vengono schiacciati da pseudo desideri da desideri potremmo dire indotti, da desideri che non hanno il centro in sé, ma che hanno un centro in qualcun altro. E il prezzo di questa fuga di nuovo diventa la perdita del proprio io. Ed è interessante che Fromm proprio qui parli di per sfuggire dal peso di questa libertà, gli uomini vanno verso nuove dipendenze nuove dipendenze. E guardate qui, io credo, c'è davvero tutta la riflessione contemporanea sulle nuove dipendenze, sulle le, le nuove dipendenze che non sono necessariamente legate alla sostanza, alla droga, all'alcol, ma tutta la riflessione oggi sulle dipendenze comportamentali. Sulle dipendenze legate alla tecnologia, sulle dipendenze affettive, sulle dipendenze legate al cyber sex, sulle dipendenze legate allo shopping compulsivo, al training online, tutte new addiction come le chiama oggi eh, la letteratura accademica, che fanno riferimento a questo tentativo di sedare l'ansia di cui From decenni fa parlava. Dipendenze che non sono più visibili perché legate a qualcosa di concreto, la sostanza da cui possiamo facilmente liberarci, ma che diventano sempre più incorpore, impalpabili e quindi difficili da analizzare, da guardare. Mi è capitato proprio quest'anno di, di collaborare con un, un dipartimento legato alle nuove dipendenze e di partire da qui dalla parola addiction che è stata utilizzata per parlare di nuove dipendenze. E la parola addiction è legata ad un termine latino, al termine addictus. E l'addictus non era altro che colui che diventava schiavo per debiti. Non nasceva schiavo, nasceva libero. Cittadino come gli altri, ma diventava dipendente dal suo creditore. Una schiavitù, diciamo, di secondo livello, che però conduce ad un altro assoggettamento: il cittadino che diventa nella totale disponibilità del creditore. E allora l'addiction diventa, la dipendenza diventa la nostra modalità di stare al mondo, che non ha a che fare di necessità con la filosofia politica, che non ha eh, di necessità a che fare con la geografia, ma ha a che fare con la nostra vita, con la nostra quotidianità. E Fromi in queste pagine dice attenzione, non sto parlando di qualcosa che sfocia necessariamente nel patologico. Sto parlando di dipendenze che mangiano la nostra vita quando noi neanche ce ne accorgiamo. Ecco allora che riflettere sulla fuga della libertà vuol dire riflettere su un'ambivalenza che dorme nel cuore di questo concetto. La libertà diventa un mostrum da cui siamo attratti, che desideriamo e che contemporaneamente ci spaventa, ci inquieta, ci fa ritrarre, ci fa rimanere indietro. Un'aspirazione e contemporaneamente un peso. Se non ci confrontiamo... Con l'inquietudine della libertà, con la fragilità a cui la libertà ci espone, con l'ansia dalla quale siamo e lo, lo stress, come direbbe Slaughter, a cui la società ci sottopone, allora forse sbagliamo la mira, non riusciamo davvero a capire in tutto e per tutto cos'è per noi l'esperienza della libertà. E Fromm alla fine di questo saggio fa un passaggio interessante che potrebbe darci uno spiraio no? per proseguire il percorso e dice attenzione, non dobbiamo confondere la libertà da, allora la libertà da le limitazioni che costringevano la nostra vita prima, la libertà dalle autorità esterne, con la libertà di Forse è questo dice Fromm il passaggio difficile a cui siamo chiamati. La libertà di essere noi stessi, di dare forma alla nostra personalità, di entrare in un rapporto armonico con la realtà e con gli altri. Una libertà che costruisce, che non rompe soltanto le catene, ma che è chiamata a produrre, a creare eh, qualcosa. Non solo quindi un, un rapporto quantitativo con la libertà, ma qualitativo. Una libertà quindi che non diventa qualcosa che si può raggiungere una volta per tutte, no? non diventa un qualcosa che posso acquisire, un diritto inalienabile che una volta che ci viene consegnato sta lì, pronto per noi. La libertà diventa quindi un processo. Libertà come liberazione, come viaggio inconcluso, infinito, esposto ai rischi continui, ai pericoli, agli inciampi, dove il nemico non ci viene soltanto dal mare, come dicevamo l'anno scorso, non ci viene soltanto dall'esterno, non sono gli animali che attaccano la nostra tana, ma ci viene anche dall'interno. Allora in questo percorso di liberazione dobbiamo innanzitutto diffidare di noi stessi. Il pericolo più grande direbbe Sartre è la mala fede, cioè colui che mente a se stesso, non solo agli altri. Perché mentire a se stessi vuol dire inevitabilmente trovare un'altra strategia di fuga da sé, un'altra strategia per non diventare ciò che si è. E allora giunti alla fine di questo percorso vi propongo un altro esempio uh, letterario a mio avviso molto potente per seguire un'altra strada per parlare di libertà. Siamo partiti da una chiusura, la tana di Kafka e concludiamo con un'altra chiusura, ma in questa chiusura sentiamo un altro anelito che forse potrebbe aiutarci. E in questo caso si tratta della prima opera teatrale di Samuel Beckett. È un'opera che in Italia non è stata ancora tradotta, non è stata ancora pubblicata, non è stata mai rappresentata. È il suo primo esperimento teatrale che poi ha deciso lui stesso di non, di non pubblicare e di non modificare per renderne possibile una rappresentazione teatrale. L'ha scritta in francese nel 1947, esattamente un anno prima, poi, del suo grande capolavoro, Aspettando Godot. E quest'opera si intitola Eleuteria. Eleuteria vuol dire libertà in greco. È già un titolo particolare, inspiegabile all'inizio del racconto, sembra quasi un nome di donna, perché si intitola così non si capisce. Il protagonista, che si chiama Victor Krapp, eh, già questo nome echeggia negli appassionati di Beckett perché sarà protagonista di un'altra delle sue opere, Victor Krapp decide ad un certo punto di chiudersi in una stanza. Tanto che Beckett immagina un palcoscenico diviso in due. Da un lato c'è la casa, il salotto borghese finemente arredato dove vive la famiglia di Krapp e dove entrano i 17 personaggi di questa pièce molto affollata di Beckett, dove c'è la fidanzata di Victor e tutta la vita in comunità. L'altra metà del palcoscenico invece è la stanza di Victor, dove lui ha deciso di chiudersi. In questa stanza non c'è niente, c'è solo un lettino. E per tutti e tre gli atti, i genitori, il padre, la madre, la fidanzata, gli altri elementi della vita di Victor vanno da lui a chiedere ragione di questa scelta. Perché hai deciso? di chiuderti. Perché hai deciso di abbandonare la tua famiglia? Perché hai deciso di non mandare avanti la relazione con la tua fidanzata? Perché hai deciso di abbandonare tutto e di vivere rovistando nell'immondizia senza neanche farti mantenere dalla tua famiglia? E ad un certo punto, così, in una strategia pirandelliana di Beckett, arriva dice il testo, lo spettatore eh, con la S maiuscola. Questa figura che dovrebbe provenire dal pubblico, da noi, che inquieti assistiamo a questa chiusura di questo ragazzo. E lo spettatore insistentemente va da lui e vuole la verità. Devi dirmi perché, perché hai fatto questa scelta. Dice lo spettatore, se sono ancora qui, a seguire lo spettacolo è perché c'è in questa storia qualcosa che letteralmente mi paralizza e mi riempie di stupore perché hai deciso di chiuderti e victor alla fine cede e risponde ho deciso di separarmi dal mondo per un bisogno irreprimibile di libertà. Dice Victor: La mia vita sarà lunga e orribile, ma meno orribile della vostra. Non sarò mai libero, ma mi sentirò sempre sul punto di diventarlo. La mia vita, adesso vi dirò come la userò, strofinando i miei ferri l'uno contro l'altro. Ho sempre voluto essere libero. Non so perché. Non so nemmeno cosa significhi, dice Victor, essere libero. Potrebbe strapparmi tutte le unghie eppure non saprei dirglielo. Ma senza parole so cos'è la libertà. L'ho sempre desiderato, lo desidero tuttora, desidero solo questo. Ma prima ero prigioniero degli altri, perciò mi sono separato da loro. Dopo ero prigioniero di me stesso. Questo era ancora peggio, perciò mi sono separato da me stesso e ora non ho più nulla da dirle. E Beckett ci lascia così. Victor chiude la pièce, dice Beckett nell'ultima didascalia, girandosi. Sul suo lettino, poi si sdraia con l'esile schiena voltata all'umanità. Ecco allora che di nuovo una situazione estrema, paradossale, drammatica, ci pone a contatto con l'inquietudine che ci consegna la libertà. L'eluteria in questo caso è evocata in tutta la difficoltà di relazionarsi al mondo, agli altri, che si pongono di fronte a noi come continue nuove richieste di conformismo, di dipendenza. Il nostro Victor non vuole conformarsi al salotto borghese, non vuole rientrare nella sua famiglia, non vuole aderire alle richieste della sua fidanzata, vuole tentare un ultimo atto solitario ed eroico di libertà, di spensieratezza, eh, direbbe eh, il Rousseau delle fantasticherie, di separazione dalle oppressioni che continuamente la realtà impone su di noi. È eh, una sorta di resistenza pacifica eh, dentro la sua prigione che però ci fa comprendere come le catene molto spesso diventano invisibili, non siamo in grado di riconoscerle, di, di metterle a fuoco. Eh, il conformismo diventa la cosa più difficile che abbiamo per, da cui liberarci, no? la fuga più invisibile che pure è così presente. Ecco allora che la contraddizione, come sempre in filosofia, aiuta a eh, far pace con i concetti che sembrano, diciamo, aperti alla facile retorica, no? al facile buonsenso. No, lì dentro ci sono nodi con i quali noi non vogliamo avere a che fare. Eh, chiudo davvero consigliando una ulteriore lettura che può aprire la riflessione è il libro di, di Sloterdijk che si intitola Stress e libertà e in quelle pagine questo grande filosofo contemporaneo ci mette di nuovo in guardia, rifà lo stesso percorso e dice oggi parlare di libertà vuol dire guardare il volto di un despota sfuggire da quell'autoritarismo, ma vuol dire anche vedere tutte le forme invisibili in cui la realtà tenta di chiuderci mh? tutte le fughe invisibili che facciamo costantemente. Però dobbiamo rimanere aperti eh, a queste. A questi tentativi di svincolarci da queste costrizioni. Dobbiamo rimanere in guardia dai nemici esterni ed interni perché chiude Sloterdijk. E così vi saluto. Le costrizioni vincolanti trovano sempre nuove vie per liberarsi e proprio per questo il mondo attuale è così immensamente sorprendente. E vi ringrazio. Grazie, grazie davvero Lucrezia perché eh, oggi abbiamo approfondito un tema che era rimasto sullo sfondo, lo abbiamo evocato a livello di linguaggio, ho sempre usato la formula potenza della libertà e tu oggi l'hai mostrato. Voglio provare a farti una domanda, poi anche dal pubblico eh, potrete fare le domande e rispondere a Lucrezia. È evidente che il modello di From, soprattutto nella parte sul conformismo, è eh, attuale. Quello che forse vede meno e che altri filosofi contemporanei, penso a Zizek, cioè soprattutto filosofi con un rapporto con Lacan, vedono forse di più, è l'elemento che la nostra società democratica, insieme al conformismo, tuttavia innegabilmente apra degli spazi di libertà, almeno come passaggio dall'uno autoritario al molteplice delle scelte. E quello spazio è uno spazio angosciante di cui noi facciamo esperienza anche nelle cose in apparenza minime e più stupide. Eh, un esempio è l'angoscia Netflix. Mettetevi davanti a Netflix, avete l'opzione di tantissimi film. Vi capita immediatamente, a Pritenerfli scelgo, guardo il film, o inizia lo psicodramma, tic, 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 vedo questo, riguardo, no, e pass e poi viene l'ora che forse non riesco neanche più a vedere il film. Zero Calcare lo ha ci ha fatto anche una puntata della sua cosa. Non è una cosa da poco, psicologicamente quello è il meccanismo. A fronte di un molteplice che è veramente quasi senza più limiti, io ho una potenza di libertà enorme, libertà da, non ho più costrizioni, non ho più questa sera cosa c'è, si guardava sul giornale, Rai 1, questo, 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 opzioni limitate, orario limitato, guardi quello o non guardi. Ho una potenza di libertà enorme. Perché non la agisco immediatamente? Perché oggi ci si pone l'altro cotè della libertà che dicevi tu, molto meno interrogato, cioè quello di libertà il punto è che cosa voglio? Che cosa voglio essere? Naturalmente con Netflix non è che cosa voglio essere, potete anche chiedere ad Alexa, secondo te Alexa che cosa voglio essere? Battuta in realtà non troppo perché il rapporto contemporaneo oggi con l'intelligenza artificiale che ci risponde, c'è cioè già la chat che ci risponde ad un livello intellettuale molto più alto potrà rispondere anche a questo tipo di domanda filosofica, anzi lo farà con una competenza che è in media più alta di quello che potrebbe essere un banale normale laureato in filosofia. Quindi, tornando a noi, che cos'è questa domanda? E nel Novecento, secondo me, Lacan gli tocca un punto forte, è il primo che tocca il tema dell'etica, che associamo alla libertà, parla quasi pochissimo e nulla di libertà, lo dà come precondizione, però ci dice l'etica è questo, l'unica cosa di cui devo essere consapevole è non cedere sul proprio desiderio. Cioè il punto è che tu devi andare a capire qual è il tuo intimo desiderio costitutivo. Una volta che hai capito questo puoi anche passare la vita a fare video su TikTok se quella è la tua cifra. Ma il punto è arrivare a cogliere quell'elemento che è veramente quello che oggi invece manca. Secondo me, alla democrazia, cioè, noi abbiamo quello spazio, ma come ci lavoriamo sulla costruzione di sé, sul desiderio? Altrimenti, il molteplice rischia di indurre a paralisi dei soggetti. Ma Sono, sono anch'io convinta che questa vertigine della possibilità oggi sia data da un'infinità da, da un di, eh, di stimoli no? tra i quali non sappiamo più scegliere. Eh, la via. Me ne sono insegnando negli ultimi anni resa eh, conto sempre di più, appunto, a partire anche dalla fruizione dei prodotti audiovisivi. Mentre prima con gli studenti c'era un confronto su qualcosa che si era fruito insieme, eh, oggi gli studenti chiedono all'insegnante una bussola all'interno di questa molteplicità, non quindi una fuga fuori dal, dal web e dalla contemporaneità e dai linguaggi del presente, ma il tentativo di orientarsi per trovare la propria strada in queste infinità di, eh, di stimoli. Secondo me il, il saggio che citavo prima, Sloterdek, dà un, una risposta interessante su questo, perché lo stress di cui lui parla è dato anche da questo reale che ci comprime. Da, da mille parti, eh, diciamo stimolandoci costantemente e quindi anche imponendoci costantemente risposte, performance, attività per essere presenti no, in tutti i, eh, i gradi e i livelli eh, in cui viviamo la nostra vita reale e virtuale e gli contrappone eh, l'immagine potentissima del filosofo Rousseau che eh, va alla deriva sulla sua barchetta nel lago e guarda, e guarda il cielo. E lì dice, cioè in questi spazi in cui siamo ancora capaci di fare il vuoto intorno a noi, di liberarci da questo rumore no, della della realtà che vuole essere il nostro necessario, ecco in quegli spazi di spensieratezza dove siamo totalmente inutili, dove non, non, non siamo chiamati a dover fare nessuna performance, ecco lì in quella riconnessione con il soggetto c'è la possibilità forse di ritrovare eh, la strada, no? di ritrovare la bussola, di entrare in connessione con il nostro desiderio che si era perso in questa eh, tirannia eh, del reale che arriva a noi, appunto, anche attraverso il nostro smartphone. Ecco, è interessante questo. No? L'esempio di Beckett che, fa che facevamo alla fine è. L'esempio drammatico in negativo, ma di questa stessa eh, scelta, no? Scelgo di spegnere eh, anche in, per piccoli spazi, per piccoli momenti, questa, eh, questo bombardamento eh, del possibile per riuscire ad ascoltare il flusso dei miei pensieri, no? eh, È bellissima questa appunto descrizione di, di Rousseau che. Fa, fa il vuoto, no? eh, forse la filosofia orientale potrebbe eh, aiutarci ancora di più in questo frangente, però ecco sono pratiche, e questa per me è la cosa interessante oggi, pratiche eh, che siamo chiamati a costruire, no? un cambiamento, una postura diversa che siamo chiamati ad avere per eh, appunto, confrontarci con Un'ansia una da prestazione che inevitabilmente subiamo tutti, ecco. Grazie. Se ci sono domande. Ah, però la, la magari è formulata. Ha detto tutto, no, non ha detto tutto. Infatti dicevo, a me pareva che in tutto quello che è stato detto, sostanzialmente emerge una persona, un individuo, degli individui che hanno paura. Di desiderare, no? di cercare ehm, il desiderio e tutto quello che significa no? la curiosità, la creatività, sì, la sì. sfida, certo. i bisogni, tutte queste cose qui. E il desiderio è un'emozione fortissima che è stata repressa anche negli anni dall'educazione, dall dalle ideologie, re certo. dalle religioni, Freud ne ha parlato moltissimo, che è una delle spinte più forti a proposito non solo della sessualità, ma di quello che poi significa la libertà sessuale, la libertà delle relazioni, tutto quello che comprende. E quindi quello che manca oggi è che abbiamo tutto, forse abbiamo troppe informazioni e disinformazioni, eh, è vero anche che oggi è molto cambiato nella società rispetto alle letture, ai pensieri di Fromm, perché nel frattempo nel XIX secolo sono cambiate moltissime cose, eh, sono cambiati moltissimi come dire, elementi, punti di, che davano certezze no? che la scienza ha messo in discussione, ha modificato, che la tecnologia e l'industria ha modificato, che gli studi hanno modificato, nuovi soggetti si sono presentati nella società, eh, il femminismo, eh, tutti elementi e anche gli studi sul, eh, che hanno messo in critica tutto quello che è nel passato. Indubbiamente ci troviamo di fronte a delle trasformazioni che richiede del tempo per, come dire, elaborarle, per farle proprio, per riconoscerle, ma bisogna anche dire che c'è tutto un sistema, oggi, della pubblicità, del consumismo, del business, eccetera, che spinge invece in forza contraria rispetto a, questa, a questo bisogno di entrare dentro, comprendere ehm, che la libertà può essere anche felice. Tanto è vero che la Costituzione americana l'ha pure scritta. Cioè, di è possibile, come ha detto poi alla fine, la professoressa Ercole, di avere una speranza, perché altrimenti, se non chiudeva così, io andavo via con angoscia, Nel senso, è irrimediabile. L'essere umano no, è no. così, ma anche no. Grazie. Grazie. Sì, no, ehm, ringrazio per la, la considerazione. Io. Eh, malgrado appunto mi occupo di, di pop molto spesso, per cui cerco di, no, di, di, di far emergere questi temi dentro il contemporaneo. Però trovo sempre molto interessante riandare a questi testi, proprio perché lì c'è anche tanto di... di, di, di di ciò che accade oggi. No? L'analisi di Fromo poi in realtà eh, veramente sembra fotografare alcune delle nuove dipendenze che sono legate alla tecnologia, alla società di massa, anche se lo fa all'inizio degli anni 40. E tutte queste prospettive poi hanno appunto una via di salvezza che perlomeno viene fatta baluginare alla fine, che è un po' la scialuppa a cui noi ci aggrappiamo. Però è un confronto senza sconti e questo secondo me va inevitabilmente oggi fatto con qualcosa che non vogliamo vedere e, non vogliamo, e di cui non vogliamo aver consapevolezza, perché altrimenti eh, i social da questo punto di vista favoriscono moltissimo queste ricette. Per la vita felice, eh, una libertà preta a te, e quel rischio della ricetta preconfezionata che non fa i conti con qualcosa che, appunto, come lo spettatore della, della pièce di, di Beckett eh, ci mette a disagio, non ci fa stare tranquilli e sereni, eh, credo, che, credo che vada fatta, altrimenti cerchiamo una sorta di tranquillizzante, no? di ansiolitico che poi quel desiderio non, non riesce a farlo emergere. Però sicuramente oggi il confronto è con un mondo che forse cambia troppo velocemente rispetto a, ai nostri tempi di reazione. Se non ci sono altre domande... Ringrazio Lucrezia Ercoli per essere stata qui con noi, ringrazio voi. Ci vediamo martedì prossimo per l'ultimo appuntamento con Francesca Romana Recchia Luciani. Buona serata a tutti.